Disturbatore, il televisivo per Tommasi a www.nikigiusino.it, domenica 27 aprile 2014, sono le ore 9 e 12 minuti. Allora innanzitutto colgo l'occasione di seguire la televisione perché oggi ci sarà in piazza San Pietro la canonizzazione di Giovanni Paolo XXIII e Giovanni Paolo II, la dirigerà il grandissimo Papa Francesco. Consiglio a tutti quanti ovviamente di seguire l'evento. Poi come ogni domenica ci sono i video saluti e questa domenica andiamo a salutare 49 persone che hanno messo mi piace. Devo dire la verità, il post l'ho messo molto tardi ieri sera, l'ho messo alle ore mezzanotte e 40 circa, quindi mi dispiace per tutte le persone che in questo momento stanno dormendo, che non hanno potuto mettere mi piace, ma li saluto vivamente tutti quanti. Allora, andiamo con i saluti a Gianluca Stiro, Mario Corda, Gianmarco Pisati, Vittorio Lamberti, Francesco Pirillo, Maurizio Castiglione, Marco Matini, Filippo Pompiglio, Paolo Mascitti, Vincenzo Cioccariello, Riccardo Piccioni, Elena Lanzetta, Daniel Anatei, Iuto Cosci, Mille Volti di Alice, Lino Cerni, Michelangelo Seracino, Erika Carnero, Cristiano Raggi, Antonio Casapullo, Nina Papangelo, Marco Comi, Morena Pesola, Andrea Favero, Fernando Mariani, Barbara Manenti, Pietro Gatti, Arturo Lori Borelli, Edoardo Tarenzi, Daniele Sgro, Paolo Sgrosso, Diego Bartolini, Giovanna Di Tullio, Francesco De Rosa, Federico Scarioni, Michele Anteus Lauriola, Riotte Miao Vegan Zombieo Miao Miao, Elisabetta Biondo, Elia Del Miglio, Antonio De Vito, Valentina Conte, Sissi Buongiorno, Silvia Melis, Andrea D'Amore, Tommaso Giannetti e Gianluca Calieri. Poi abbiamo Elena Razzetta di Uomini e Donne, mi ha scritto saluta anche il mio fidanzato Giuliano Giuliani. Non mi sta molto simpatico il signor Giuliano, però lo saluto comunque. E poi abbiamo Daniele Sgro che mi ha scritto Niki Giusino, quando fai il mio nome nel saluto dai anche il saluto da parte di tutta la mia città Catanzaro a tutti voi, ok? Grazie e buona domenica, Daniele Sgro. Saluto anche tutta la città di Catanzaro. Insomma, seguite l'evento di Papa Francesco e speriamo che non piova oggi. Ora ci stanno milioni di fedeli in piazza San Pietro, guarda, vi auguro proprio che non piove perché sennò è un disastro. Insomma, buona domenica a tutti, buona colazione visto che sono quasi le 10, buon pranzo, buona merenda, ma soprattutto anche buona cena e buonanotte a questa sera. Salve!